Il cubo di Rubik è uno dei giocattoli più venduti di sempre, ma il suo inventore non è poi così ricco. Cioè è ricco, però non così tanto. Forbes ha stimato che siano stati venduti 450 milioni di cubi di Rubik dal 1974, l'anno della sua invenzione, fino ad oggi. In Europa soprattutto, ma anche in Cina, Stati Uniti e in Australia. In ogni famiglia c'è stato almeno un cubo di Rubik. E allora, quanti soldi avrà il suo inventore? In realtà non così tanti. Il cubo è stato creato dall'architetto ungherese Erno Rubik, da cui ovviamente il cubo di Rubik. L'invenzione ha permesso a Rubik di accumulare un patrimonio netto di circa 110 milioni di dollari. Cioè, sì, ovviamente rispetto a me è ricco, però non è ricco a livello di Elon Musk. Per intenderci, Messi e Cristiano Ronaldo in un anno guadagnano di più. Io però questo non l'ho mai saputo risolvere.